Buonasera ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Se avete capito bene, buonasera, perché questa volta non sarà un tour giornaliero, ma sarà una notturna. Notturna che purtroppo dovevamo fare domani, ma causa meteo, come di consuetudine ultimamente, abbiamo dovuto rinviare. Mi sto dirigendo ad Escape Drink Food, dai nostri amici e sponsor, a raggiungere gli altri ragazzi. Faremo un piccolo aperitivo e dopo partiremo, saliremo l'annunciata e faremo il sentiero del Predulì, il famoso sentiero che abbiamo fatto anche con Steve. E dopo la discesa arriveremo alla Madonnina Nera, e andremo a mangiare qualcosa al Lupoleto dal nostro sponsor. Prima di lasciarvi ragazzi, vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, Facebook, Instagram e soprattutto su YouTube. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella in modo da essere costantemente aggiornati quando uscirà un nuovo video. Non vi costa niente, ma per noi è un grandissimo aiuto. Grazie mille ragazzi, ci vediamo dopo. Ed eccoci qui ragazzi, arrivati ad Escape. Stiamo aspettando gli ultimi membri, ultime leve. Eccolo, okay. Qua il nostro Frank. Per la prima volta con i biker scavuni. Esatto, la sua prima presenza, sempre una prima volta. Esatto. Oggi non c'è il mini, ma c'è il fratello del mini, c'è il mega pro. Il mega pro ragazzi, attenzione, perché anche tanta il mega roba, pro ha il suo roba, da dire. Esatto, roba. E attenzione, rullo di tamburi. A vergogna il nostro Davide che scappa. No dai Davide, fai un saluto ai ragazzi. Ciao ragazzi. Grande Davide, benvenuto. Pronti? Sei pronto? Come diceva sempre mio nonno, deciso e terminato su ogni tipo di terreno. Il boss delle notturne, figa il nostro Davide. Vedremo, vedremo. Mi raccomando, occhio perché è pieno di serpenti. Non è un problema. Nascosto dietro la Jeep c'è il nostro Calle. Buonasera a tutti. Non manca mai il nostro Calle, ma soprattutto c'è il nostro Vlad. Vlad ormai è diventato una presenza fissa di questo gruppo. Vlad, sei pronto? Hai paura? Un po' sì. Un po' sì? La prima notturna che fai? Sì. Grande, sarà la prima di tante allora. Carico Vlad. Qui c'è festa perché, come sapete, oggi è un anno che ha aperto il chiosco, ragazzi. Quindi tanti auguri ai nostri amici di Escape. Grande Escape! Il nostro hermano. Manu! Tanti auguri ad Escape, hermano! Grandi amici biker! Numero uno! Ed ecco che è arrivato anche il nostro Graziano, mitico Graziano. Al peggio! Sempre presente quando si tratta di fare cose estreme. Bravo. È il nostro Egno. Grande Egno! Sei pronto per la notturna? Vediamo. Ma ormai è pratico. Quante ore stai in giro? Ah, fino alle 5 la mattina minimo. Anche forse è arrivato uno. Dopo. Grande Scalo, è arrivato anche lui. Pronti a partire ragazzi? La Turi, saluta Gaia. Fai un saluto. Adesso tu vuoi guardare che partono le bici. Adesso partiamo. Vai. Ti pronti ragazzi a partire? Certo. Certo. Aspetta un secondo. Aspettiamo Scalo che c'ha già un attimo di defaianza. Balla sul disco. Piccoli inconvenienti prima della partenza. Carichi ignari. Sì, yeah. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Guardate che squadrone che stanotte ragazzi. Prima notturna stagionale per i biker scamuni. Il nostro macro pro. Pronti via. Siamo già a meno uno. Il nostro povero Marco ci ha abbandonato. Causa bicicletta non funzionante, e quando non funziona la bicicletta elettrica devi tornare in muscolare, son cazzi portarsi dietro 10 kg in più di una muscolare. Esile, la gelateria dei nostri amici Gelidea. In centro al paese, tra una suonata e l'altra, procediamo. Cogno, sorprenderemo lo svincolo e ci porterà su l'annunciata. Questa è la salita verso l'annunciata. I nostri ragazzi sono già carichi. Prime fatica per i nostri eroi. Vlad, ce la fai? Piano piano. Vedo un po' ammutolito, ma ce la fa.
Che Graziano va sospento perché lui è un animale. Passaggini nel bosco oscuro qua. Devono farci tranquillamente un film horror. Valle Camonica notturna, ragazzi, è uno spettacolo. Prima pausetta riflessiva, Vlad, funziona? Sì. Primi scorci di panorama, il nostro Frank, passa al Frankie che ci dà su paga. E niente, pian piano saliamo. Salita te l'ho annunciata, ragazzi, non è lunghissima, è abbastanza impegnativa. Se la fai con una muscolare poi devi avere una bella gamba. Siamo arrivati al sentierino che ci porterà all'annunciata. Qualità un po' pessima, passeremo su di qua adesso. Siete pronti, ragazzi? Avete fatto ancora questo? No. Niente paura, allora. C'è solo uno strapiombo di 200 metri, ma non è niente di pericoloso. Salitine immerse nel bosco. Come piacciono a noi. Salite impervie per i nostri eroi. Vediamo di non ammazzarci con una mano per registrare. Eccoci qua, questa qua ragazzi è l'annunciata, il convento dell'annunciata, la sua famosa chiesa, fontanina per chi vuole rifornire la borraccetta. Ed eccoci qua che arriviamo al nostro Jacopo. Ciao Jacopo, ci siamo beccati alla buon'ora, ma grande Jacopo. Facciamo presente che lui è muscolare, né? Certo. Sottolineiamo, perché non è una schiappa come noi, lui è uno di quelli veri. Dove andiamo? Il predu lì. Qua se guarderà Steve quel pezzo qua, gli verrà in mente qualcosa. Scenderemo a vedere la terrazza panoramica. Eccoli qua i manual del nostro scalo. È lui, il nuovo Steve. Puttana! Grande! Top! Ed eccoci qua, la terrazza panoramica. Pausettina a vedere la terrazza panoramica con il nostro Jacopo che sta dando numeri spettacolari. Purtroppo non riusciamo a riprenderli perché ho la GoPro al petto. E questo qua potete ammirare l'ottimo lavoro dei ragazzi di dell'Altopiano del Sole. Da prendere esempio tutta la Valle Camonica, tutti i sentieri tracciati, ragazzi, e li potete trovare anche sul nostro sito. Le nostre bike, il Graziano che piscia, potete ammirarlo. E qua lo splendido panorama notturno sulla valle, ragazzi. E anche te che mi dici nel tuo paese la mia dubbio. Dopo la pausettina panoramica torniamo all'annunciata e prenderemo il nostro sentierino che ci porterà a Predulì. Pennate, chi finirà di sotto per primo? Vai scalo, dai spettacolo. Uguale sì. Sì, i manualini, peccato che c'ho davanti Vlad e non lo vedo. Adesso c'è un bel droppettino qua se volete, ragazzi. Questo droppettino c'era il dossello. State un po' distanti. Wow! Saliremo qua in parte le baite e da qui comincerà il sentiero dei Predulì. Con una fantastica visuale.
qua si imbocca il sentiero. Ricordiamo che la traccia la potete trovare anche sul nostro sito web, ragazzi, e anche la descrizione. Ragazzi, Calle va davanti, non andate su troppo veloci lo stesso, perché comunque sia dalla parte cercate di stare piuttosto di qua, sì, perché ci sono due o tre punti, va bene, non è esposto, però è un po' alto di qui, però va bene, non è pericoloso, è bello largo, però ecco, state attenti, non datevi troppo confidenza perché magari la curva si dipista giù. Mio massimo, i calzetti sobri del nostro Davide, ma sobri sobri, questi qua ti danno almeno i 5 km orari in più in velocità in discesa. Le pressioni sono basse e siamo a bolla. E su un po' alto te per me di pressione. Non mi si spompa. Vai, vai in avanti anche dietro. Aspetta, vai ancora. Vai. No, no, bassa, vai su. Ti trovi molto meglio, figa, se la bassi. E Zan Arnaldo. Si parte. Parte a Predulì, ragazzi. La visione è uno spettacolo con le pile, vuol dire che si vede perfettamente. Ma è spettacolo, guarda. Ma uno dei punti più panoramici del percorso, ragazzi. Si vedrà poco in video, ma vi garantisco che dal vivo è pazzesco. Vero Vlad? Lì c'è il sasso in mezzo, stai attento giù lì. Bravissimo. Qua invece è percorso dove c'è la barriera, come ho segnato sul sito. Grande Vlad! Che fai giù? Opla! Buona! Pesa questa! Pesa un sacco la Mondrica! Get ready! C'è qualcosa lì dopo? Ma lo vedi? Vabbè, non andare giù troppo cacciato. Stiamo abbastanza vicini. E fu così che il nostro Graziano dettò legge anche stasera. Anche venerdì, là! E qua purtroppo vengono giù spesso i sassi. L'importante è che non vengano giù mentre passi. Senti che qua, bravi. Ma anche dopo c'è un pezzo, eh. Spettacolare. Vero Vlad? Bello, ne? Stai attento. E sono un po' di rametti. Ma nulla che fa preoccupare il nostro Vlad. In mezzo alla selva. Peccato che in questo periodo cresce un sacco di vegetazione. Fate sempre attenzione a sinistra, perché comunque c'è un salto non da poco. Vecchie abitazioni, adesso c'è l'ultimo pezzo di discesa, bello qua. Senza paura, Vlad. Bravo, bravo, vai, vai. Senza paura. È tecnico, ma è bello pulito. Qua è Predulì alto, quello che va giù da qua sopra. Sento il rametto. Ma neanche dopo qua diventa un po' più bella. Per quello che si possa vedere in video, ma orto, ma sempre al top, credo. Grande Vlad, bravo, bravo, bravissimo, bravo, passaggino lì bello. Grande Vlad,
Bravo Vlad! E questa bella cima giù è tutta a posto. Io tenti di mi andi ragazzi. Amanti e forse te. Ah, pocciate. Bravo Vlad. Oh, Vlad, Vlad è andato. Ti di qua, Vlad. Oh, perfetto. Perfetto, Vlad. Ottimo. Andi ragazzi. È da fare di giorno però. È da fare di giorno, sì. Bello però. Bello, ah, ragazzi. Ho perso un attimo i ragazzi perché mi sono fermato a sistemare la GoPro che si era incantata. Io tornerei giù indietro perché... Forse ti conviene allora, sì. È un casino questa via. Sì, perché dopo ti è lunga. Oh, grazie allora. Niente, sicuro, mi piacere. Sì. Grande. Quando vuoi venire... Oh, no, che vado a giocare con gli altri, se no li perdo. Grazie, vecchio. Ciao. Stai attento, Fammi sapere appena arrivi a casa. Ok, va. Ciao. Ciao, bello. Madonnina nera. Cosa fai, scale? Fatto bene. Sto ti faccio una foto. Mamma mia, il nostro Frank. Bravo, bravo. Che fa i nostri numeri il nostro Frank. Questa tecnica, la tecnica del Frank non perdona. Prossima vuoi un manual che li vai sulla schiena, Vlad? Bravissimo, no. E questo pezzo è fotonico. Le gare, tutte le gambe, le braccia, le pochi larghi. Devi stare attento. Qua ci sono dei bei radicioni, lasciala andare. Dritto. No, a destra. Dritto intendevo lì. Ah, dritto sopra. Sì, sopra intendevo, scusate. Quasi arrivati. A Erbanno. Olè! Chiudo dal gruppo. E via, grande Gnari. Buona. Come vi è sembrato, ragazzi? Bello. Però io preferisco merita giorno. Abbiamo una notturna di giorno, è un problema però. Aspettiamo che venga il sole. Fare una notturna di giorno potremmo farla con i fari, ma di giorno. Adesso andiamo giù lì fino a che non diventa giorno domani mattina. Beh, per me a me ci può stare, il problema è le condizioni che saranno. Bravo. Merito di Andrea è questo. Ti è organizzato, bravo. No, bello, bello, Predulì è sempre il top, secondo me. Vlad, se lo fai di giorno non scendi più. Esatto, vero. Bella che sta. Tu guarda sempre dritto anche se lo fai di giorno. Vai Vlad, molla. Senza paura. Olè. Per easy. Dei pezzi perché si lo palo. Arrivati alla caserma dei vigili, fuori. Girata spettacolare, sono contento che sia piaciuta a tutti perché ci tenevo che la prima notturna andasse bene. In mezzo alle pannocchie i nostri boys stanno tornando. No, oddio caro Calle, guarda che non c'è bisogno di andare per legna. È che è stato un tronco dentro nel raggio. Ultimo tratto di ciclabile. Attraversiamo il ponte, passerella della Sacca. Purtroppo qua ha fatto un disastro, ultimo temporale. Capito, passi lì fuori da casa e sì, quello sì, e vai via per la polizia. No, eccoci qua che siamo arrivati ancora all'escape. Finisce qua il giro, grande scalo. Finisce
finisce qua la notturna. Noi ritornati ad Escape, ragazzi. Salutiamo il nostro Graziano che scappa. Grande Graziano. Ciao ragazzi, bella serata. Grande. Grazie della compagnia, ci vediamo alla prossima. Il nostro Frank, eccoci come sempre qua. Numero uno. New entry. Spettacolo con Manu Alvari. Il nostro Davide da New Entry, comparato benissimo. Vlad, vabbè, Vlad ormai è indescrivibile, il nostro Vlad, grande Vlad. Il nostro Callegat, la Greta, grande Greta. Picca più. Callegat è di là. Ciao Sech. Grande Egno. Ciao, ciao Sech. Grazie mille di tutto. Ciao Graziano. Andiamo a salutare lo scalo. Qua. Eccolo qua il nostro pornatore scalo. Le nostre donzelle lo possono ammirare. Le sue belle chiappe. Grande scalo. Numero uno. Tutti ragazzi, giro finito. Calle, direi che è andato bene come sempre. Benissimo, la notturna e si una top. Ne faremo delle altre. E intanto vi invitiamo ragazzi, come sempre, a guardare i nostri contenuti. Seguire i nostri social. Non è solo la pagina. Facebook, Instagram, YouTube e soprattutto il nostro Vlad, a te l'onore come sempre. Continuate a seguirci sui social, alla prossima. Grande Vlad.